Pronti? Sì, vai. Siamo qui niente un po' di meno che a Mentana, dove abbiamo presentato alla locale tenenza dei carabinieri. No, a Monte Rotondo. Aspetta, della locale tenenza dei carabinieri di Mentana Monte Rotondo, Mentana trattino Monte Rotondo, l'ennesima nostra denuncia contro le inadempienze del sistema scolastico italiano, che non sono soltanto inadempienze legate alla ignoranza e alla pressapochismo di tutto il sistema burocratico che controlla le nostre scuole, la formazione e la preparazione dei nostri giovani, ma riguarda anche e soprattutto la sicurezza fisica e la sicurezza della vita di tutti i nostri ragazzi, perché come non solo dei ragazzi, ma anche del corpo insegnante e degli amministrativi. Amministrativi, compresi i bidelli. I bidelli, e quindi mi dici poco. E tutta questa gente qui è a rischio. L'onorato corpo ordine dei bidelli. Esattamente. Una grande congrega, chiamiamola congregazione. Mi ricordo ai miei tempi i bidelli andavano con quel vestito. Con quel vestito nero, con quel vestito a grisaglia, quel colore grigio scuro, no? Col cappello in testa molto spesso, che adesso si dimenticano pure di avere, posto che facciano ancora i bidelli, perché ancora non si sa molto bene. Quindi abbiamo colto l'occasione perché in questo luogo è avvenuto uno scontro molto importante, epico. L'ultimo tentativo da parte delle forze rivoluzionarie italiane, Massinian Garibaldini, esatto, di conquistare Roma. Non a caso in questi luoghi, come dicevamo prima, tipo Mentana, Monte Rotondo, Albano, Velletri, Terni, sono tutti capisaldi, esatto, del successivo fiorire partito del Partito Repubblicano. È stato, come dire, alimentato dal mito garibaldino. E a tutt'oggi, se esistono delle sedi di partiti repubblicani in giro per l'Italia, queste sedi hanno tutte più o meno a che fare, compresa la Sicilia, con e la Romagna, con il passaggio di Garibaldi, che è stato un passaggio mitico, ovviamente. Ed è giustamente perché il personaggio. Le colonne di Garibaldi in ritirata. Chi in ritirata, chi in avanzata. E quello che mi interessa sottolineare, con questo chiudo, diciamo, facendo vedere anche l'imponenza di questo testo che tratta dettagliatamente la questione, eccola qui, premetto che è un testo scritto da un papalino, comunque la cosa non ci interessa perché l'entità dei morti, perché quando noi diciamo Mentana, noi intendiamo le persone, cosa immagino? La mentula. Una scaramuccia, eccetera. Invece ci sono stati morti. Vera battaglia. Non solo qui. Ma come dicevo, è stato lo scontro, è avvenuto. Ai castelli romani. Appunto, per tutte le direttrici che conducevano a Roma. Quindi ho detto Nomentana, Salaria, Cassia. Fino a Viterbo si è combattuto. E quindi dobbiamo ricordare questo fatto e diciamo con delle perdite che tra morti e feriti possono essere conteggiate sulle 700 persone da una parte e dall'altra. Lo voglio ricordare perché serve soprattutto per fugare certe impressioni, certe immagini che avevo anch'io. Ora, io lo devo dire, avevo questo libro da moltissimo tempo, l'ho ritirato fuori sapendo. Catalogando, perché non l'avevo catalogato, qui ho già messo il numero questa mattina, infatti, ecco, si può vedere chi lo vuol vedere. 10.199, con una mia firma che però era dell'epoca in cui l'ho comprato, io oggi non firmo più così, ecco, faccio vedere, eccolo qua. E gli ho dato un'occhiata, me l'ho completamente dimenticato. Allora, ripeto, non è stata una scaramuccia. Quando si parla di Mentana, il 99,9% degli italiani, posto che sappiano di che si tratta,
hanno sempre pensato alla scaramucci, invece no, è stata una guerra vera e propria. Con molte battaglie all'interno, sì, diciamo, battaglie circoscritte in poco sì, tempo, nell'arco di due o tre giorni. Esattamente, battaglie però, scaramucce, diciamo così. Però complessivamente 700 tra morti e feriti non è poco. A questo ci dobbiamo unire anche la spedizione dei fratelli, capitanata dai fratelli Cairoli a Villa Glori, dove morì uno dei famoso blitz di Villa Glori, esattamente, con annessi e connessi, con appunto la, e poi ci dobbiamo il fatto di essere stato bloccato nelle officine. Quello è un'altra cosa. Poi c'era il gruppo dei rivoluzionari romani che si era preparato per un'insurrezione che doveva avvenire in concomitanza con l'arrivo, certo, di questo accogliere, gruppo di 70 accogliere il di gruppo? Villa Glori, certo, all'interno di Roma. Invece i 70 sono stati intercettati direttamente sulla cima di Villa Glori, e chi va oggi allo sbarco sull'Aniene, diciamo, a Villa Glori vede ancora sbarco alla foce dell'Aniene, non è la foce, all'intercessione con il Trastevere e l'Aniene, esattamente, nell'ansa dell'Aniene, dove adesso c'è un notissimo circolo sportivo molto in e soprattutto molto noto alla politica nazionale italiana, per i traffici che vi vengono regolarmente fatti, gli detto affaracci questo, loro diciamo, ecco, detto questo vorrei chiudere la questione con un articolo che ho trovato, perché per dire quanto sia facile la mistificazione, quanto sia facile giocare sulle immagini e sulle idee. Questo articolo l'ho tirato fuori da una rivista femminile. Eccola giù il mausoleo. Una rivista femminile del Corriere. Occorre dire che qui a Mentana c'è anche il Museo Storico della Battaglia. Esattamente. Che è visitabile secondo degli orari abbastanza, diciamo, ecco, riprendi diffusi. Questo quando obbligare è meglio che convincere. Allora, tu cara signora non mi convinci affatto, non solo non mi convinci ma non mi obblighi neppure. Ma chi è? Questa è un personaggio, e dopo diremo chi è, che ha scritto questo articolo ed è stato pubblicato su una rivista femminile del Corriere della Sera 24 febbraio 2018, nel pieno della polemica sul decreto vaccinale. Che data? L'articolo è stato pubblicato il 24 febbraio 2018. Ah, ok. Quando obbligare meglio che convincere? Attenzione, mentre il dibattito si riaccende in campagna elettorale, i numeri danno ragione a una politica vaccinale basata sull'intervento della legge. E adesso vediamo che cosa dice, perché è interessantissimo quello che viene. È schizzata di testa, si dice a Roma. Allora. Cioè un foruncolo di testa. Parla l'esempio della California, che è molto interessante. E dice, e di capire, io ovviamente non leggo tutto l'articolo, ma solo alcune frasi. No. E di capire se, come ha scritto di recente il New York Times, in tema di vaccini, far cambiare opinione non sia così importante se c'è una buona legge in grado di modificare i comportamenti. Quindi la legge sui vaccini fatta dalla Lorenzin, che è stata criticata e che ha provocato la ribellione di buona parte degli italiani, questa qui andava bene, secondo lei. Poi ti dico chi è questo. La rivista scientifica Lancet ci dà una buona notizia. Tra giugno e ottobre dello scorso anno c'è stato un aumento dell'1% del vaccino esavalente, che assicura una copertura contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus influenzae. Noi sappiamo esattamente quanto agisca, no? la vaccinazione contro l'influenza, di tipo B ed epatite B, e del 2,9% di trivalente contro morbillo, parotite e rosolia. Ma almeno qui abbiamo una trivalente. Allora, una trivalente in linea di massima potrebbe essere anche accettabile. Ma soprattutto ci informa che il 30% dei bambini nati tra il 2011 e il 2015, che prima della legge non erano stati vaccinati, da quando il provvedimento è in vigore hanno ricevuto il vaccino. Vale a dire che un genitore su tre di quelli che avevano escluso
perché contrari o ritardato perché scettici e insicuri la decisione di vaccinare i figli, ha modificato il suo comportamento rispondendo positivamente all'obbligo. Il bello è questo, attenzione. È lì il punto. I dati che arrivano dal Ministero della Salute sono provvisori perché relativi a 5 regioni, ma di sicuro incoraggianti in quanto vanno nella direzione auspicata da quanti ne hanno sostenuto ragioni e necessità. In attesa di avere dati più completi, possiamo dare uno sguardo agli stati che prima di noi hanno fatto ricorso a una legge per risollevare il numero di vaccinazioni. Ad esempio la California, che secondo il New York Times è diventato un modello da seguire. Ora, questo che io vi ho letto è un articolo scritto da un personaggio che io faccio vedere per l'ennesima volta, che si definisce da sé, e ti dico perché. Perché, come dicevo, se le suonano e se le cantano. Elena Cattaneo, nata a Milano, è ricercatrice e docente di farmacologia all'Università di Studi di Milano. Pagata dalla Glaxo. E dal 2013 senatrice a vita. Quindi sono loro che se la cantano e se la suonano. Ma se la cantano bene e se la suonano ancora meglio, con la lira o con l'arpa, perché lei non dice gli effetti, gliene frega assai, lei dice semplicemente quanto sia importante l'obbligatorietà. Quello che interessa a questo personaggio non è il risultato terapeutico o la prevenzione, che dovrebbe essere l'elemento principale, certo. O i rischi, no? L'importanza della legge per costringere le persone, anche che non vogliono, a vaccinare i propri figli, che non ha niente a che vedere né con la salute, né con la prevenzione e non con l'abbattimento né dei con rischi. La libertà di opinione, né tantomeno con la libertà di opinione, e non a caso garantito dall'articolo 21 e dall'articolo 32, e non a caso è una senatrice a vita. Capito Garibaldi? Capito? Se lo sapesse, Garibaldini, da essere morti per una repubblica di carogne come queste. Appunto. Vabbè, facciamo vedere ancora il mausoleo un'ultima volta. Aspetta che facciamo lo zoom. Allora, secondo che cosa facciamo sempre? Niente, ce ne andiamo. No. So long. Sempre Laudetur so long. Priapus. Laudetur Priapus.